Siamo nella casa di Sua Eccellenza, Monsignor Ioan Ploscaru, Vescovo greco-cattolico di Lugoj. Siamo nella città di Lugoj, nella Romania liberata. La libertà della Romania da un regime tirannico ha portato anche la libertà alla Chiesa greco-cattolica, questa Chiesa cattolica universale di rito bizantino, unita a Roma, che per tanti decenni è stata sottoposta a una persecuzione feroce, che ha perduto tanti dei suoi vescovi e sacerdoti e fedeli nelle galere del regime comunista. In queste galere ha passato molti anni della sua vita anche Monsignor Ploscaru, con il quale abbiamo l'onore e il piacere di parlare. Eccellenza, lei è vescovo di Lugoj, finalmente libero, finalmente non più clandestino. Lei ha sofferto molto, ha vissuto per tanti anni in prigione, ma adesso ha vinto, è Gesù che le ha dato la vittoria. Lei è stato il primo vescovo greco-cattolico della Romania liberata che ha riavuto la sua chiesa dalla parte delle autorità della chiesa ortodossa. Come si sente? Mi dica il suo parere, i suoi sentimenti per questo avvenimento eccezionale che avete festeggiato in questa città tutti insieme proprio domenica scorsa. Io sono stato in prigione 15 anni, dove ho sofferto molto con altri vescovi che sono morti nella prigione. Ora siamo soltanto 3 vescovi che viviamo, ma altri sono morti. Sì. Noi abbiamo vissuto la libertà e noi ci rallegriamo da questa libertà, sì, per questo, sì, che è data dalla provvidenza divina, perché neanche quei che hanno fatto la rivoluzione e sono morti non hanno potuto vincere senza l'aiuto di Dio. Noi siamo entrati prima nella chiesa cattedrale, e siamo molto felici che abbiamo potuto entrare. E questa chiesa è stata occupata 41 anni dai ortodossi, e sì, ora la chiesa ortodossa ci ha dato la possibilità di entrare, e così noi siamo primi che siamo entrati nella chiesa. Noi siamo felici per questa vostra vittoria. Ma secondo voi, dopo aver sofferto tanto da parte degli ortodossi, insomma delle autorità ortodosse, ma anche da parte dei teologi ortodossi, come credete per il futuro, quali sono le possibilità di collaborazione o l'ecumenismo, insomma, fra la Chiesa greco-cattolica che ha tanto sofferto? È possibile che i fedeli greco-cattolici possano perdonare agli ortodossi per tutti questi anni di persecuzione? È possibile che, insomma, possa ritornare la fratellanza fra le due chiese? Sì, questo è possibile. Anche tra gli ortodossi sono moltissimi che hanno sofferto con noi, sì, nella prigione. Sì. E non si sono, come si dice, compromessi nella applaudazione nell'applaudire il vecchio regime comunista. Regime comunista. Sì. Così noi siamo felici anche perché questi ortodossi che ci hanno persecutato hanno collaborato in una maniera
alla nostra perfezione spirituale. Dunque, praticamente, non ogni male viene per nuocere. No, non ogni male viene per nuocere. Ditemi, questa chiesa greco-cattolica oggi è una chiesa povera? Sì, ora la chiesa è povera. Avete dunque bisogno di aiuto, sì, materiale e spirituale da parte delle chiese occidentali e da parte dei governi occidentali? Sì, quali sono gli aiuti più importanti e più stringenti di cui noi avete bisogno? Non abbiamo niente, perché anche i paramenti sacri, noi, sì, non abbiamo paramenti, noi non abbiamo calici, noi non abbiamo... per oggetti di culto, oggetti di culto, tutto è necessario, libri, ma sì, specialmente noi abbiamo bisogno di sacerdoti. Ah, vocazioni. Vocazioni. Allora, credete che avrete vocazioni? Sì, noi speriamo che noi avremo delle vocazioni. Quanti sacerdoti pensate che si sono dichiarati greco-cattolici apertamente? Apertamente in questo ultimo mese, no? In questo ultimo momento sono pochi, sono 10, ma 10 sacerdoti nella vostra diocesi o in tutta la Romania? Della nostra diocesi. E in tutta la Romania? In tutta la Romania non so quanti sono. Però questi 10 sono ex ortodossi o sono tutti greco-cattolici clandestini? Sono ex ortodossi, così. Ma erano anche prima greco-cattolici? No, erano ortodossi. Tutti? Tutti. E non avete più nessun sacerdote greco-cattolico clandestino insomma adesso sì, si è... abbiamo anche sacerdoti greco-cattolici, sì, che sono stati ordinati sì, nella chiesa durante la persecuzione. Clandestini. Questi sono clandestini. Aha. Quanti vescovi ci sono? Ora sono soltanto 3 vescovi, gli altri sono morti nella prigione. Nella prigione. Ma sono stato prima, diciamo, 12 vescovi. Siete stati 12 insieme. Insieme. Sì. Insieme ai quei latini? No. Solamente quelli? Solamente quelli che sono greco-cattolici. Uniti greco-cattolici. Ah. Ma primi erano 6 sì, vecchi,